c'erano una volta le station wagon che venivano chiamate familiari perché erano delle comode e capienti berline con il portellone posteriore dedicate a chi aveva prole e annessi cani a carico, oppure a coloro che dovevano macinare chilometri per lavoro. A volte cariche e stracariche sembravano più dei mini furgoncini da trasloco che dei comodi salotti su ruote. Per farla breve, in teoria erano dedicate a chi doveva caricarci ben più di una semplice sacca da golf. Poi è arrivata Audi ed ha mischiato le carte, imponendo come top class la sua A6 in formato famiglia, perché la berlina, almeno in Italia, fa troppo auto ministeriale. E visto che non le bastava versione dopo versione, le ha aggiunto qualche ritocco glamour per farci dimenticare che infine dei conti siamo sempre di fronte ad una station wagon, seppure evoluta, accompagnando il tutto da una manciata di cavalli in più e dall'immancabile elettrificazione dei motori che ha nella variante plug-in hybrid la sua massima espressione. Insomma, i quattro anelli alla spina in versione station wagon sono il meglio che si possa desiderare per coniugare comfort premium ad efficienza ed efficacia del mondo elettrico. Sul fronte puramente estetico, che i tedeschi di Audi non siano proprio amanti degli stravolgimenti di design è cosa più che nota, ma è altrettanto vero che le matite tedesche, un restyling dopo l'altro, stanno regalando a tutti i modelli di casa un'anima ben personale e riconoscibile. La continuità è d'obbligo, è vero, ma con questa nuova Audi A6 Avant, variante familiare della lunga berlina dei quattro anelli, emerge un'inedita creatività, il tutto abbinato alle tipiche virtù di una wagon autentica. Rispetto al modello precedente, la lunghezza è rimasta immutata, siamo sempre a 4,94 m, mentre la larghezza è aumentata, portandosi a quasi 1,90 m. Va da sé che la capacità di carico resta il punto di forza di questa A6 Avant, anche in configurazione plug-in, con una capienza del bagagliaio che perde spazio rispetto alla sorella endotermica, ma rimane comunque di riferimento per la categoria, con oltre 400 litri disponibili su un vano piatto e squadrato, con l'opportunità, battendo i sedili posteriori, di superare la soglia dei 1500 litri. Se il look esterno gioca le sue carte migliori per conservatorismo, gli interni sono al contrario di matrice progressista. Qui cambia tutto rispetto al passato, con i designer tedeschi a cancellare tasti e manopole di un tempo per fare spazio ad impostazioni formato touch per qualsiasi funzione. Anche qui arriva il virtual cockpit da oltre 12 pollici, integrabile anche all'LED up display. Nell'abitacolo non manca la solita qualità del brand tedesco, i tre display forniscono un colpo d'occhio tecnologico ed evoluto del mondo digitale. La nuova Audi A6 Avant viene equipaggiata ora con il nuovo propulsore ibrido. La grande station wagon è la prima vettura della casa dei quattro anelli ad accogliere la propulsione ibrida plug-in. Il powertrain, novità centrale di questa versione, è composto dal 2000 TFSI 4 cilindri, dal motore elettrico e dal cambio automatico doppia frizione 7 marce abbinato alla trazione integrale 4. L'output totale del sistema corrisponde a 367 cavalli e 500 Nm di coppia, in grado di rendere prestante ed ecologica la grande A6 a seconda delle esigenze. Poco oltre i 70 km in range in full electric e 5 secondi e 7 per bruciare lo scatto da 0 a 100 orari quando i motori collaborano per fornire la massima performance. Il motore elettrico è alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da quasi 18 kW che si trova sotto al portabagagli. Ecco perché rispetto alla sorella endotermica perde capacità di carico. Su strada, quando la vettura si muove grazie alla sola propulsione elettrica, si viaggia avvolti nel completo silenzio grazie all'ottimo isolamento acustico, senza avvertire fastidiosi fruscii aerodinamici o rumori dovuti al rotolamento degli pneumatici e le sconnessioni della strada. Il range di utilizzo è sufficientemente ampio per garantire autonomia quotidiana negli spostamenti casa-lavoro e nei viaggi entra in gioco il motore a benzina, con potenza e performance adeguata a far danzare come una libellula la mole non certo
indifferente della nostra regina delle station wagon da una curva all'altra, aiutati dalla trazione integrale 4 e dalle molteplici modalità di guida da scegliere per adattarsi a qualsiasi percorso. Ottimo infine il consumo medio fatto registrare, intorno ai 20 km con un litro, ma solo se ricarichiamo quotidianamente la nostra 6, mantenendo sempre la batteria carica. Unica nota dolente, il prezzo, che parte dai 75.000 euro per la plug-in hybrid e nel nostro caso con la versione pluriaccessoriata in prova ha sfiorato i 100.000 euro. Ma sono dettagli che i clienti Audi ben conoscono e il brand fa status, specialmente tra le familiari.